Antonio Testa, accolito e soprattutto anima di questa chiesa del Santissimo Corpo di Gesù, detta di San Giuseppe. Tra poco vedremo questa rassegna che unisce arte e musica. Come si riesce a mantenere aperta una chiesa che per Pozzuoli è così importante, soprattutto per quello che contiene all'interno, e mi riferisco soprattutto alla cripta? Certo. È una chiesa che mi fu affidata nel 2000 dalla Sua Eccellenza Monsignor Paduin, una chiesa che era comunque bistrattata sia dai ladri che dalla gente ed era sempre chiusa. Grazie a mio padre questa chiesa fu riaperta e si celebrava la messa solo la domenica. Poi il vescovo, una volta che me l'ha affidata, piano piano questa chiesa mi è entrata nel cuore e quando mio padre stava per morire gli promise che gliela avrei resa bella ed efficiente, e così con San Giuseppe che mi ha aiutato siamo riusciti a fare tanti restauri di tutte le tele e le altre cose e abbiamo fatto sì che questa chiesa diventasse, la potessimo restituire ai putiolani come loro l'hanno sempre ammirata, adorata e voluta bene. La parte importante, dicevo, è la cripta che contiene gli scolatoi, che sono una caratteristica napoletana e ovviamente anche di Pozzuoli, ma le persone che abitano qui sanno la storia di questo posto? Sì, perché è un borgo comunque abitato da persone da tanti anni, quindi conoscono un poco la storia di questa chiesa. Per i colatoi fu una scoperta che io feci per caso, perché non me lo ricordavo, e l'abbiamo fatta restaurare la cripta per intero e poi ho organizzato anche delle visite guidate gratuite, perché tutto quello che siamo riusciti a fare io l'ho donato al popolo putiolano. Arte e musica, è contento di questa rassegna che parte a novembre a maggio? Certo, tantissimo. Io ho già avuto questa esperienza perché ho sempre detto che l'arte è amore, la chiesa è amore. Per quale motivo non si devono sposare le due cose?